Buongiorno ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Io sono sveglia già da un'oretta e mezza circa, sono le 10:30 e me la prendo comoda quando sono a casa perché ho bisogno proprio di dormire, cioè io vedo che Giovanni, ad esempio, lui si sveglia sempre presto, io invece dormirei fino a mezzogiorno, l'una, non si sa. E quindi oggi è venerdì 22 maggio e oggi c'è una bellissima giornata di sole, infatti io penso che dopo pranzo mi metterò un pochino a prendere il sole perché almeno mi mantengo il colore che è già sparito perché logicamente nelle settimane precedenti, nel weekend c'è stato sempre abbastanza brutto e quindi non mi sono più messa sotto al sole. Oggi cercherò di farlo più che altro questo weekend perché è proprio bello tutto il weekend. Io mi sono appena fatta la piega, non so se si vede, e finalmente, finalmente il 20 maggio, scusatemi, il 20 giugno, quindi ci passa ancora un mese, andrò dalla parrucchiera, non ne posso più di stare così scura perché veramente non mi piaccio assolutamente, e però insomma devo cercare di tenerli più in ordine possibile perché già sono scuri, in più insomma se li tengo... C'è la Niki che sta facendo un casino sotto al tavolino, che vabbè. Che se li tengo già in disordine, poi vabbè, lasciamo stare. Tra l'altro, stamattina mi sono svegliata che ero praticamente mezza rincoglionita, cioè non riuscivo proprio a svegliarmi. Avrei voluto dormire ancora un po', però non me la sono sentita perché più che altro poi sono troppo rincoglionita, non lo so, non faccio tante cose in casa perché poi mi alzo tardi, insomma, mi piace svegliarmi. Al massimo per le 9, 9, 9 e un quarto, non più tardi. E infatti mi sono svegliata stamattina che avevo tutto il collo incricato, un po' di tipo mal di testa, sapete quando non dormite bene, magari dormite in una posizione un po' strana. E quindi adesso comunque mi sono presa il mio caffè prima, ho fatto colazione, mi sono lavata il viso, mi sono fatta la piega, adesso è passato. Tra l'altro ieri sera ho fatto l'aggiornamento dell'Apple Watch che ci sono un casino di quadranti nuovi. Adesso vi faccio vedere qualcosina. Allora, io ho impostato questo qua, però ce ne sono tanti altri che sono molto molto carini. Ad esempio questo o questo. E anche questo mi piace molto. Quindi niente, adesso io mi metto un pochino a fare qualcosa in casa perché sono già le 10:30, io devo praticamente fare tutto, devo lavare i pavimenti, devo spolverare, devo lavare il bagno, devo aspirare bene tiragraffi e quant'altro, rimettere un po' a posto la cucina, devo pulire il terrazzo. Quindi è meglio che mi metto subito al lavoro e oggi pomeriggio invece appunto mi metterò a prendere un po' di sole e poi penso che con Giovanni andremo un po' in campagna io a pedalare e lui a correre. Tra l'altro adesso qua in camera devo tenere sempre un po' chiuse le tende perché inizia ad esserci il caldo che entra proprio perché a quest'ora di qua c'è il sole che picchia, quindi fa veramente caldo. E quindi adesso mi devo mettere a posto a fare tutte le varie faccende. Thank you.
Eccomi qua, ragazzi. Allora, ho finito quasi tutto, cioè sicuramente per oggi ho finito perché ho fatto davvero tantissimo stamattina. Sono morta, cioè proprio sono stanchissima e alla fine non sono riuscita a registrare tutto perché era veramente più il traffico che altro, però mi sono portata avanti un bel po', quindi vi dicevo che ho lavato tutti i pavimenti, poi vabbè, ho passato chiaramente il bagno come tutti i giorni, ho pulito la lettiera delle gatte, perché adesso praticamente noi abbiamo due lettiere, quella in casa che è in bagno chiaramente, poi quella sul terrazzo che è quella vecchia che utilizzavamo prima. Poi quando abbiamo preso quest'altra rosa perché si era rovinata l'altra, appunto perché comunque non utilizzavamo ancora i sacchettini di plastica, quindi la pipì chiaramente scivolava sotto e si era un pochino rovinata, quindi l'abbiamo messa in terrazzo. E quindi adesso mi sono messa a lavare stamattina quella lì che c'era sul terrazzo, perché c'era comunque troppo odore, e quindi ho utilizzato il metodo del bicarbonato, lo sto facendo agire, devo dire che effettivamente questa volta sta funzionando veramente bene. Aveva funzionato sicuramente anche la volta in cui l'avevo utilizzato sul tappeto, però sicuramente è stato molto faticoso. Quindi adesso sto aspettando che agisca ancora un pochino, perché penso che ce l'abbia nella lettiera già da mezzogiorno, 11:30 a mezzogiorno, sono le 2, quindi volevo lasciarlo ancora un paio d'ore. E si è formata proprio una specie di pasta che vado a grattare e in teoria dovrebbe togliere un pochino l'odore. Poi ho lavato tutto il terrazzo, cioè non è che l'ho lavato, ho spazzato tutto il terrazzo, ho spostato tutte le varie cose, ho passato bene anche un po' per terra, perché comunque sul pavimento bianco c'è sempre tantissimo sporco, mille macchie. Ho pulito tutti i bidoni dell'immondizia, ho buttato fuori l'immondizia con le varie differenziate, veramente sono stanchissima. Anche perché quel terrazzo lì è veramente grande, quindi lo sporco si vede subito e soprattutto si accumula in frettissima. E boh, quindi adesso penso che mi sdraierò qua sul letto, mi guarderò il film che c'è su Lotto tutti i pomeriggi e penso che ci sia anche al mattino. E allora, per quanto riguarda domani mattina, vi dicevo che domani mattina devo andare per le 8:15 alla nuova casa, perché abbiamo appuntamento con il piastrellista. Perché noi in cucina praticamente abbiamo una piastrellatura che comunque ci piace, perché è un bianco avorio, è un bianco tendente al beige. E logicamente per la nostra cucina, che è comunque su quelle tonalità, va benissimo. E infatti ci piaceva. L'unica cosa è che ci sono dei buchi in alcune piastrelle, ma dato che queste piastrelle sono esposte e non sono coperte dai pensili, non si sa come mai, non si sa perché le abbiano fatte, infatti lasciamo stare, perché i vecchi proprietari, secondo me, o comunque quelli che ci vivevano in affitto, l'hanno rovinata per certe cose. Quindi, logicamente, noi dobbiamo trovare il modo per coprire questi buchi. Abbiamo trovato 12 piastrelle uguali in cantina e, logicamente, utilizzeremo quelle per andare a sostituire. Quindi, domani mattina il piastrellista dovrebbe venire per farci questo lavoro. Ma il problema è che ci sono due problemi, innanzitutto. Il primo è che, quello un pochino più importante è che se la piastrella, quando viene spaccata per essere sostituita, nel mentre si taglia, no? La parte con lo stucco, viene via, cioè si spacca l'altra piastrella vicina, purtroppo il lavoro non si può fare, perché appunto ci hanno spiegato che le piastrelle vicine non sempre si riescono a togliere singolarmente, perché purtroppo a volte quando si va a rompere si rompe anche, purtroppo si crepa anche l'altra. Quindi speriamo che siano piastrelle buone, che sotto questo punto di vista non si rompono. Vedremo, se fosse al massimo dovremmo dare lo stucco e poi utilizzare lo smalto uguale che abbiamo fatto fare dal colorificio. Che stasera dovremmo andare a prendere, perché hanno il campione, quindi dobbiamo portare su anche l'ultima piastrella per fargli fare il lavoro di sostituzione.
Quindi domani mattina faremo questo lavoro. Le piastrelle, diciamo, che ci mancano non sarebbero un grande problema, perché appunto utilizzeremo sempre questo metodo dello stucco, e quindi vediamo un pochino come viene. Altra cosa, altro problema che c'è un pochino ultimamente, che più che altro mi sta un po' stressando, perché prima che arrivi la cucina noi dobbiamo far pulire tutta la casa, perché è comunque in condizioni abbastanza spietose, no? Cioè non è che sia chissà che cosa, però comunque è messa abbastanza male, cioè bisogna pulirla a fondo. Poi di per sé non è che sia veramente sporchissima, nel senso che non si può entrare, cioè no, è comunque una casa che non è stata pulita e non è stata abitata per 2 anni, quindi logicamente c'è da fare una bella pulizia profonda. Abbiamo sentito un'impresa di pulizie, soltanto che il preventivo che ci ha fatto, per un centinaio di metri, perché comunque la casa è di 100 metri, esterno, interno, finestre, tapparelle, i bagni, la cucina, eccetera, ci ha sparato praticamente 850 euro. E con 50-60 ore di lavoro. A me sembra veramente tantissimo, cioè nel senso non metto in dubbio che i prezzi per delle imprese siano questi, sinceramente non vogliamo spendere proprio quei soldi per fare delle pulizie, piuttosto vediamo un po' di arrangiarci con quello che riusciamo. I miei hanno la vaporella che arriva a 100 gradi, quindi insomma cerchiamo di vedere cosa si può fare. Adesso sto sentendo anche un'altra impresa, vediamo un po' che prezzo ci fa, vedremo. E quindi sono un po' così in pensiero, perché ho paura più che altro di dover pulirmi tutto io da sola, o comunque con l'aiuto dei miei, con Giovanni, però in generale sarà sicuramente molto molto pesante, e ci andrà tanti giorni per pulire. Poi magari invece in due ce la caviamo, non lo so, non penso. Comunque nulla, adesso mi riposo un pochino e noi ci vediamo dopo. Caffettino pronto delle 4:30 quasi. Ci sono queste due piccole elefantine qua, eccole qua, che negli ultimi giorni stanno facendo un po' di dieta veterinaria, perché sarà da una settimana, un po' intermittenza, certi giorni sì, certi giorni no, che vomitano, e quindi logicamente io ho preso le crocche, quelle gastrointestinal, che praticamente sono queste qua. Allora, queste qui della Monge, che sono quelle veterinarie, apposta per quando hanno magari qualche problemino, e più che altro io le avevo utilizzate anche altre volte, e devo dire che queste qua sono ottime, a parte la marca Monge che è fantastica, è molto molto naturale, veramente super sana per loro. E queste qua poi sono specifiche per uso veterinario. E quindi adesso vediamo un pochino se poverine, però sicuramente è il periodo in cui magari cambiano un po' il pelo, un periodo un pochino adesso primaverile, che loro magari con anche i primi caldi, non lo so, si vede che... non lo so, non lo sappiamo. È da un po' di giorni che vomitano tutte e due, tra l'altro, e quindi niente. Facciamo un po' di dieta? Eh? Ali? Eccomi qua, allora mi sono preparata perché sto aspettando Giovanni per andare in centro, perché devo andare a ritirare. Poi devo passare un attimo dal CAD per prendere i dischetti di cotone, perché li ho completamente finiti, quindi non saprei come struccarmi, se no. E anche se vabbè, c'è poco da struccare, però giusto per averli in casa, anche per disinfettare il cellulare, l'Apple Watch, le varie cose quando torniamo a casa, perché disinfetto sempre il cellulare, Apple Watch, occhiali. Sono matta, lo so. E poi dobbiamo andare a ritirare lo smalto che abbiamo fatto fare per le piastrelle della cucina. Dobbiamo andare a prendere un pochino di pane. Poi dobbiamo passare dalla casa a prendere le piastrelle che ci sono in cucina. Quindi dobbiamo fare un po' di giri. Io mi sono vestita così. E mi sembra assurdo passare da... Cioè, tipo, siamo stati in casa 2 mesi e mezzo, che uscivo ancora col piumino, quello della Colmar invernale, che adesso tra l'altro devo andare a ritirare perché... Cioè non lo vado a ritirare oggi perché altrimenti non ce la facciamo, però devo andarlo a ritirare perché l'ho fatto lavare tutti i piumini, quindi anche quelli, ok? E mi sembra strano veramente riuscire adesso, dopo 3 mesi, vestita così, cioè estiva.
perché oggi veramente c'è caldissimo fuori, infatti con i jeans non so se avrò caldo, ieri ero in shorts e basta, poi mi sono messa le mie espadrillinas, queste qua che ho preso l'anno scorso al lago di Como, quando siamo andati in un negozio che fa proprio espadrillas su misura, scarpe anche in generale, mocassini, bellissimi tra l'altro, queste qua le ho pagate 50 euro, però erano l'unico numero che mi andava perché io ho il problema del numero, cioè io ho il 35 di queste qua, solitamente ho il 36, 36 e mezzo al massimo, però di queste chiaramente devo stare sul 35 e purtroppo non ne trovo, quindi per fortuna ho trovato queste che secondo me tra l'altro sono bellissime perché sono così, hanno tutti questi, questa lavorazione un pochino floreale che mi piace tantissimo e basta. Chi è Lasca? Buongiorno, rieccoci, questo è il giorno dopo e io sono in casa nuova. Stamattina mi sono svegliata molto presto perché avevo un appuntamento con il piastrellista e l'altro ragazzo che è praticamente mio cugino. Siamo venuti qua per le 8:15, 8:10 ci siamo trovati. Adesso sono già le 8:30 e loro sono già in pista da un po', stanno togliendo, hanno tolto mi sembra 2-3 piastrelle per il momento, dovrebbe essere andato tutto bene, adesso poi vado a ricontrollare perché stanno facendo una polvere allucinante, quindi abbiamo dovuto chiudere tutte le porte e nulla, io sono qua in cameretta, vi faccio vedere magari qualche piccolo angolo di casa perché adesso è veramente ancora in completa confusione e questa qua è la cameretta appunto. Quella lì è l'entrata, oddio, devo guardare dove metto i piedi, qua comunque il colore è finito, abbiamo terminato questa stanza, anche perché qua non faremo beige, ma faremo semplicemente la parete tutta bianca, cioè lasciamo bianca, perché tanto non volevamo fare il colore. Allora, sono appena andati via i ragazzi che hanno fatto i lavori e per fortuna è andato tutto bene, non si sono spaccate le altre, evidentemente erano fatte in modo che se veniva via la piastrella si staccava perché c'era la colla dietro, quindi veniva via tutto insieme. Quindi abbiamo fatto rimettere, mi sembra, questa, infatti sono più pulite le fughe rispetto alle altre, o forse queste due, non mi ricordo già più, perché comunque la differenza non c'è tanta, sì, probabilmente sono queste due qua. Poi abbiamo fatto togliere, cioè abbiamo fatto sostituire queste e poi vabbè, chiaramente queste qua. E niente, qua è tutta sporcizia che deve essere lavata, deve essere tolta con il vaporetto e poi queste due qua. Quindi devo dire che per fortuna il lavoro è stato fatto ed è andata bene. Adesso dovremo fare una pulizia super profonda di queste piastrelle, cercheremo di farle diventare più pulite possibile e anche di qua. Mentre di qua alla fine non c'è nulla, c'è il muro. Dobbiamo soltanto finire di dare la terza mano, vediamo se darne una quarta, ma per fortuna non ci sono altre piastrelle, sono solo qua, ma qua tanto verrà tutto coperto dalla cucina, colonna forno e siamo stati anche fortunati perché questi tre buchi che c'erano verranno coperti dalla colonna forno, quindi in teoria non dovremmo avere problemi. Quindi ragazzi, dalla nuova casa, dalla mia futura cucina, questo è tutto.
Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Vi ricordo come sempre che potete seguire gli aggiornamenti sulla casa, perché io comunque posto sempre foto o stories, soprattutto su Instagram, per appunto aggiornarvi sempre. E quindi potete sempre seguirmi su Instagram o su YouTube, e su Instagram mi trovate con il nome di Alessandra _ Pedezzi o Alessandra Mondo Meraviglia. Quindi vi mando un bacione, non mi tocco la mano perché devo disinfettarle, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!